Ma io sono molto scaramantica, quindi no, non voglio dire niente. Sicuramente so che daremo tutto il massimo per fare del nostro meglio, quindi sono sicura che ce la metteremo tutta per farci valere. Voi in realtà non tradite mai, non avete mai tradito. Beh, noi no, infatti per questo rimaniamo coi piedi per terra, non ci. Con i piedi per terra non vogliamo niente, noi facciamo quello che dobbiamo fare, ci alleniamo per ci siamo allenati per quello, per il nostro obiettivo e quindi dovremo raggiungerlo. Ho sbagliato 2 anni fa, quindi spero, cioè non voglio ripetere quell'errore, quindi sicuramente entrerò più, molto più convinta e serena e devo sangue freddo. Guardate le nostre gare perché comunque anche se sono lunghe sono emozionanti, soprattutto anche nel finale, e vi invito a stare incollati alla TV per darci anche forza durante i minuti e le ore che stiamo lì a nuotare. Ciao! Un momento estremamente delicato in cui si aprono letteralmente le danze, schiuma l'acqua, è cambiata l'intensità dell'atleta e si vede in maniera chiarissima e si vede oramai da un paio di chilometri come la progressione non lasci scampo. Müller ancora impeccabile fino a questo momento, lettura intelligentissima da parte della Cugna, non avevamo dubbi a riguardo. Un po' di difficoltà adesso per le azzurre, ma il gruppo si sta aprendo dietro, sta cercando all'interno di se stesso alcune risposte, alcune spinte alternative al pressing che la francese ormai ha imposto da oltre 2 chilometri alla gara. Atlete che cercano risposte, atlete che cercano spazio per eventualmente battezzare bene una traiettoria che possa risultare vincente e redditizia, lato esterno dove si muove qualcosa, davanti però impressionante Aurélie Muller sulle caviglie della quale si porta Anna Marcella Cugna. Attenzione però perché ci L'italiano è sono bene. anche le azzurre in terza, quarta posizione, ci sono Rachele Bruni e Arianna Bridi. Entrambe sono lì, entrambe stazionano tra le prime 10, poi bisognerà vedere quale sarà la collocazione finale per quello che riguarda il passo olimpico. Va bene così ragazze, per quello che riguarda il podio invece, se volete sognare in grande, bisogna fare qualcosa di più. La Cugna ancora molto bene, questa è l'azione invece della Bruni in mezzo al gruppetto, ancora più defilata Arianna Bridi, eccola sfilare intorno alla 12ª posizione. Ricordiamo l'importanza ovviamente della gara per le medaglie, ma anche di un piazzamento nei 10 per la qualifica diretta, E grande male, confusione. confusione perché Lara Grangeon è andata a tagliare la traiettoria da Arianna Bridi. Arianna si è letteralmente piantata, quasi fermata, ha dovuto ritrovare poi la bracciata perché si è vista sfilare davanti la massa della francese che stava cercando di scappar via dalla marcatura di altre avversarie. E da parte di molte atlete il timore di rimanere ingarbugliate al centro e chiuse, imbottigliate, e quindi la volontà di scappare, e alle volte questo ovviamente crea una esplosione all'interno del gruppo con una serie di movimenti a catena. Ancora bene a Müller, ancora bene dietro ovviamente Anna Marcella Cugna. La Bruni l'abbiamo vista estremamente attiva, ancora più tranquilla invece Arianna Bridi, una freddezza che speriamo che sia perfetta perché deve recuperare diverse posizioni per inserirsi nella lotta. Aurélie Muller, Anna Marcella Cugna, Alei Anderson nelle prime 3 posizioni, poi in quarta posizione la cinese Sin Sin, in quinta posizione insieme con la Wurram si era portata Rachele Bruni che era stata a lungo in questa gara la seconda delle azzurre, adesso riesce a sopravanzare Arianna Bridi che invece ha avuto qualche problema nella gestione dell'ultimo lato corto, una Bridi che è sempre rimasta all'esterno e che ha pagato qualcosa, ma soprattutto, e questo non è colpa sua, ha pagato un'azione molto aggressiva, se la vogliamo definire così, da parte di Lara Grangeon, che nel cambiare traiettoria è andata a tagliare la strada all'azzurra facendola quasi fermare. E adesso si scatenano ancora davanti, si scatena soprattutto un'Aurélie Muller che fanno fatica a riprendere. Vediamo quello che succede perché siamo quasi a metà dell'ultimo lato lungo.
con una Acuña che non riesce completamente ad effettuare il proprio recupero nei confronti della francese, e c'è una Sharon Van Roomendaal che per il momento non si vede, e questa è in negativo per ora, poi magari supera tutte e vince, ma per ora è la notizia del giorno. Senza dubbio, Brindisi ha cambiato completamente il lato del gruppo, è passata dalla parte in esterna alla parte interna, se ho visto bene dalle immagini precedenti. Bruni invece è in terza fila al centro del terzetto che segue, quindi in quarta posizione con altre atlete. Si vedono intanto sollevare la testa dell'azzurra, che ha salita in maniera vertiginosa a livello di frequenza. Italiane quindi perfette da un punto di vista strategico. È importante rimanere quantomeno lì, perché in questo caso, se le posizioni venissero mantenute fino alla fine, vorrebbe dire due italiane a Tokyo 2020, vorrebbe dire Arianna Bridi e Rachele Bruni con il biglietto in mano per l'Olimpiade del prossimo anno. Poi però c'è anche da provare a sperare in qualcosa di più, perché qua si lotta anche per il podio, si lotta per le medaglie, e vederne una delle due almeno salire su uno dei gradini del podio sarebbe qualcosa di meraviglioso. Aurélie Muller adesso viene attaccata con molta decisione, un'immagine alta che per quanto suggestiva però non rende giustizia delle cuffie delle atlete, quindi tantomeno delle posizioni e degli attacchi che vengono portati in questo momento. Cerchiamo di scorgere le cuffie nere dell'Italia, che sono sempre lì, parte sì. Centrale del gruppo. Esatto, la Cugna che risale, la Bruni sulla scia della brasiliana che sta attaccando in maniera secca Aurélie Muller. Muller che fa fatica a mantenere la distensione notata. Attacco Luca, attacco netto da parte della brasiliana Anna Marcella Cugna nei confronti di Aurélie Muller, e la testa del gruppo che adesso si apre, un gruppo che è letteralmente esploso. Sono rimaste in poche, ma tra queste poche c'è anche una enorme Rachele Bruni che sta cullando sempre più concretamente il sogno di Tokyo 2020. Vediamo poi che succede per il podio, come abbiamo ribadito più volte, con Aurélie Muller che è sempre davanti, ma adesso si deve difendere come se si deve difendere dagli attacchi di Anna Marcella Cugna, che adesso cerca di sprigionare tutto il proprio potenziale nel rush finale, e in questo momento potrebbe quasi concretizzarsi il sorpasso con Rachele Bruni, però bravissima sulla scia di entrambe. Rachele è lì in mezzo, subito dietro, praticamente sta cavalcando Anna Marcella Cugna e Aurélie Muller. Sì, è imbottigliata Rachele Bruni, non riesce a passare, anche l'americana si sposta sulla destra, lei si infila in questa punta che è diventata addirittura 5 atleti, c'è anche Rachele Bruni. Anche Rachele Bruni in lotta per il podio, una bracciata ad altissima frequenza da parte di Rachele, che è riuscita ad infilarsi tra Anna Marcella Cugna ed Aurélie Muller. Adesso ha scelto un lato più interno, o perlomeno si è ritrovata in un lato più interno rispetto a quello della brasiliana, ma è bagarra totale, signore e signori, in questo finale palpitante della 10 km femminile. Sì, sì, nel forcing sembra essere passata in questo momento la cinese a sorpresa, una tela che nessuno si attendeva, ma vogliamo un allargamento dell'inquadratura per capire dove siano le azzurre, cosa stia facendo la Bruni, che sino un attimo fa era lì. Si è messa in testa la cinese Sin Sin con un gruppo assolutamente sparpagliato, anche gli Stati Uniti, Ale Anderson, c'è Rachele Bruni che adesso si ritrova un pochino più indietro rispetto ad una cinese scatenata che sta andando a lottare per la vittoria. Rachele Bruni invece lotta per il podio, per Rachele l'Olimpiade c'è, attenzione perché adesso volano colpi proibiti, davanti è la Cina che va a sorpresa a vincere il mondiale con Sin Sin, Cina per la medaglia d'oro, l'Italia in corsa per la medaglia di bronzo, attenzione Cina, Stati Uniti, Rachele alza il braccio, terza, è medaglia di bronzo per l'Italia, medaglia di bronzo Rachele Bruni. Dicevo, Rachele alza il braccio perché nel frattempo era arrivata anche l'avversaria, e non ho visto bene se fosse Anna Marcella Cugna o se fosse l'australiana, Australia che festeggia.